Inizio questo video mentre mi bevo una Karlovaccio, una birra croata, perché siamo in Croazia. Queste sarebbero le nostre vacanze e, a parte qualche post su Instagram, non ero intenzionato assolutamente a fare nessun tipo di video, perché durante le vacanze mi ero promesso che proprio il discorso YouTube eccetera l'avrei lasciato da parte. Ma in tantissimi mi hanno chiesto dove sei, com'è, sembra bello. Allora ho deciso di girare un piccolo video dove vi faccio vedere il campeggio e dove vi faccio vedere la location e dove siamo, insomma. Allora vi faccio vedere dove siamo piazzati. Le piazzole, devo dire la verità, che sono veramente molto molto grandi. Ovviamente quelli che vanno in campeggio sono poveri e zingari, come vedete tutti. Ci siamo piazzati qua, abbiamo rigorosamente dietro, abbiamo, a parte il delirio, ma abbiamo rigorosamente dietro il bimbi, perché cuciniamo col bimbi. Qua ci siamo messi le nostre cose da spendere. Teniamo aperto se siamo qua durante il giorno per far girare un po' d'aria, ma è un luogo molto ventoso. E effettivamente si sta bene anche la sera. Avevo paura nel furgone di cuocermi dentro, e avevamo paura di cuocerci dentro, invece si sta veramente bene. Cose da lavare, che lavo rigorosamente io. Cestino della fiamma, che ho modificato con delle calamite prese su AliExpress, così non ho dovuto bucare. Il van è in questa situazione qua. Abbiamo i peluche, abbiamo una pizza avanzata da ieri sera, abbiamo qua un casino, qua il letto che è esplosa una bomba, il letto sopra ancora più una bomba, il frigo pieno di feta per gli amici, che è un formaggio tipico che fanno qui, è molto buono, e qualche birretta per me, una piccola chicca che l'ha comprata la Sabria, è il prosecco rosato in lattina, se la berrà lei. E niente, adesso vi porto a fare un giro veloce del campeggio per farvi vedere com'è, cosa c'è, cosa non c'è. Noi come extra abbiamo preso il bagno privato. C'è la possibilità di avere il bagno privato, perché è proprio il tuo, dall'inizio alla fine della vacanza. Secondo me sono molto belli. Ci è costato, adesso qua ho già pagato la fattura, e il bagno ci è costato circa 25 euro al giorno. Però è veramente mega pulito, cioè tu vai a farti la doccia e 5 minuti dopo c'è dentro l'inserviente che lo ripulisce. È tuo, ci lasci dentro tutte le tue cose e secondo me è tanta roba, insomma, se fai campeggio avere anche il tuo bagno. È stata un'ottima scelta. Alla fine del video magari vi dico anche quanto abbiamo speso per 9 giorni di vacanza. Secondo me in 4 abbiamo speso il giusto. Devo dire una cosa, che la Croazia non è così economica come si può pensare, è circa a pari dell'Italia. Una cosa invece molto interessante è che la birra costa veramente poco, cioè con 3 euro, 3,50 euro ti prendi tranquillamente la birra da mezzo litro al bar. Adesso capisco perché in questi giorni mi è cresciuta la pancia, insomma. Esco la birretta e andiamo a farci un giro veloce per il resort. Vi porto a vedere i bagni pubblici di tutti e vi porto a vedere anche il nostro bagno privato. Giretto in spiaggia e poi vi dico quanto abbiamo speso. Una zona che si trova in tutte le zone bagni interessante è la zona grill, che è questa, esattamente questa qua. Nella zona grill è ancora più carino il fatto che lasciano a disposizione tutte le spezie con le spiegazioni anche in italiano, che appunto i condimenti sono messi a disposizione e si possono utilizzare. Ogni toilette e ogni bagno di fuori ha la sua zona grill, come questa che vedete, con il suo lavandino e le sue griglie.
domani probabilmente faremo una grigliata anche noi. E cosa ancora più interessante, soprattutto perché è una tenda e non ha capienza, penso che si paghino, però ci sono anche i frighi con la tua chiave. Dimmi. Sì. Invece che fare video, pensa a tenere l'equilibrio. Sta tenendo l'equilibrio. No, secondo me cadiamo. Alle mie spalle, che è diverso. Il tuo equilibrio deve essere il tuo, non sembriamo il mio. Il Titanic. Tieni l'equilibrio sulle gambe. E scendiamo. No, veramente. Allora, grazie. Sabrina, ci siamo anche noi. Io e i miei follower. Internet's gone loose, so time is for making of it yours. So I'ma sit and just lay in my bed with the fries in my head, getting stuck to the race with you. For a sleeping cruise, no. Ora, visto che è giunto il mio momento doccia, vi porto a vedere intanto il mio bagno privato, così passiamo dai bagni e vedete più o meno come sono. Io ci entro con il monopattino direttamente. Allora, ve lo faccio vedere da qua. Doccia, scossoffione, lavandino, bici e bidet. Questo lo abbiamo appunto chiesto extra e costa 25 euro al giorno, e però è tanta roba, perché ti lasci qua le tue robe, ti lasci l'asciugamani, le tue cose, e questo è il tuo bagno per tutta la durata della vacanza. Hanno appena fatto la doccia la Sabri e le poppe e sono subito passati a pulire, quindi è tutto di nuovo già pulito, sempre, cioè la pulizia veramente è tanto. E secondo me in un campeggio il discorso pulizia, soprattutto dei servizi igienici, è molto importante, tralasciando questo che è un bagno privato, ma anche quelli dove vanno tutti sono tutti veramente puliti, perché c'è tanto personale che pulisce. Allora, doccia fatta, vi faccio vedere velocemente il resort e proprio al volo, perché mi ero promesso che in questa vacanza non prendevo in mano la GoPro, ma invece ce l'ho in mano. Però dopo la doccia faccio un giro veloce con il monopattino, mio fido compagno con oramai 700 km all'attivo, e vi faccio vedere in velocità appunto l'entrata e come che è questo resort. Qua ovviamente abbiamo un altro Morello e un altro dall'altra, pazzesco. Andiamo a fare un giro veloce. Allora, devo dire la verità che questo resort è veramente immenso. Allora, si arriva da qui e questa è l'entrata ufficiale del camping. Qua a sinistra abbiamo un supermercato, un po' caro, però c'è un po' di tutto, diciamo, ma ovviamente come tutti i supermercati dei campeggi sono un po' cari. Adesso proseguiamo da questa parte qua. Abbiamo un piccolo parchetto, devo dire la verità che è tutto molto curato, le piante, le erbe, cioè non c'è niente di lasciato al caso, e ci sono delle signore che vengono a con i rastrelli a rastrellare gli aghi nelle piazzole. Non l'avevo mai visto, però appunto passano a rastrellare. Adesso questa siamo sulla via principale, dove ci sono i ristoranti e qualche negozietto. Si inizia con una reception per gli appartamenti, un
bar. Qui anche dovrebbe essere anche una banca, da quello che ho capito. Frutta e verdura costosissimo, se volete farvi spennare come abbiamo fatto noi andate a prenderla qua. Qua la mattina c'è il pane, candy shop, qua ovviamente le solite cose da mare. E poi appunto abbiamo questa via che è più che altro piena appunto di negozietti e ristoranti. Ce ne sono tanti, c'è anche una pizzeria in fondo, abbiamo mangiato in uno e abbiamo mangiato veramente bene e pagato il giusto, un po' di meno che in Italia, però più o meno è come in Italia, un po' meno direi. Diciamo che in quattro abbiamo mangiato pesce, io ho mangiato una Black Angus e poi abbiamo mangiato un chilo di cozze e del tonno e poi non mi ricordo, e abbiamo speso un centinaio di euro con mezzo litro di vino e due coche. Beh, più o meno è come in Italia, insomma, era sul mare, vista mare. Questa è una zona ristorante che è tipo self-service, e poi ci sono i ristoranti un po' più particolari. Questo addirittura alle mie spalle ha anche i suonatori. L'altro giorno ho visto che c'erano i suonatori, abbiamo gli astici in vetrina che molti confondono con aragoste, ma le aragoste non hanno le chele. Andiamo avanti, qua abbiamo un'altra osteria, qua ci sono i vari tour, sempre dei negozietti che vendono cose. Qui diritto, se scendiamo dalla pedana, qui abbiamo la spiaggia che è in due parti. Da una parte c'è una spiaggia dove c'è uno scalino per andare giù in acqua, e invece da questa parte qua la sabbia va proprio direttamente in mare. È fatta di sabbia grossa, non diciamo si riesce a costruire un castello di sabbia, ecco. E unica cosa, le sdraio sono a pagamento. Per una sdraio o un ombrellone costano 5 euro l'uno al giorno, quindi prendendo due sdraio e un ombrellone ti vanno 15 euro al giorno, sia qua che in piscina. E se ne trovano sempre, però anche sul sito non è specificato il fatto che sono a pagamento. Poi lì si allarga un po' il mare, da riva non si vede, abbiamo noleggiato un pedalò e con il pedalò il mare è veramente bello. Qua abbiamo un bar da fare aperitivo, di solito adesso sta arrivando il tramonto, si riempie di persone che fanno aperitivo e si sparano i tramonti fotonici che si vedono da qua, sono veramente belli. L'acqua, mi tengo con me a bordo del monopattino fino al van, così faccio fare un giretto dentro per il campeggio, spero vi piaccia. Il cugino piccolo di Valentino. Entrati in van, la Sabri sta cucinando. Con il bimbi. Non so se mi vedete, sono tornato ai bagni al buio. È mezzanotte, così non c'è nessuno. E così appunto evito... Qua c'è più luce. E così appunto evito di inquadrare persone che sono in bagno, che si fanno gli affari loro. Insomma, non mi sembrava il caso. Allora, nel vialetto...
per andare ai bagni a fianco delle griglie che vi ho fatto vedere e dei frighi che vi ho fatto vedere, abbiamo due cose interessanti. Allora, una la conoscete già, è quella che usiamo tutti, è il classico con luce ovviamente automatica, il classico WC chimico con la sua gomma dell'acqua. Altra cosa molto carina secondo me è questa, che nei bagni di un campeggio c'è anche la doccia per i cani, le sue scalettine, la sua vaschetta con la sua goccetta, l'acqua calda per lavarvi il vostro cane. Cioè, questo secondo me non lo trovate in giro in altri campeggi e è tanta roba. Quindi c'è la sua vaschetta per i cani. Andiamo avanti, passiamo la zona frighi e la zona barbecue. Si entra subito nei bagni con la parte lavanderia, che è questa parte qua, che comprende tutte le lavatrici e le asciugatrici a gettoni. Costano circa, è caro perché costano circa 8 euro a lavaggio comprensivo di detersivo. Basta mettere il programma più sporco meno sporco, un'ora e ti fa il lavaggio. L'asciugatrice non serve perché fa caldo, però appunto c'è anche l'asciugatrice, 8 euro, però insomma c'è anche il servizio. Se no, se volete farlo a mano, abbiamo la possibilità di avere tutto questo spazio totalmente a mano. Abbiamo in questi bagni la zona bagni privati, che è come quello che abbiamo preso noi, oppure abbiamo la zona bagni normali che vi faccio vedere. Ovviamente vi faccio vedere un bagno normalissimo degli uomini. Abbiamo un lavandinetto, la pianta, tutti i bagni hanno la sua pianta. Vicino, i bagni degli uomini sono tutti così, vi porto a vedere le docce. Questa è la zona dove ci sono i lavaggi per la cucina, diciamo. Abbiamo 4 lavandini da una parte e dall'altra. Di solito durante la giornata c'è anche l'acqua che scende qua su questa parete, e adesso vi porto nelle docce. Queste sono le docce. C'è il vetro che dà su una parte esterna, tipo in bambù, una cosa del genere, e ho beccato l'unica con una piastrella sbeccata, però queste sono le docce. Altra cosa particolare in questo resort sono i bagni per i bambini. I bagni per i bambini sono, allora intanto vi faccio vedere questa isola, sempre all'interno dei bagni, secondo me c'è, sono fotonici, hanno anche l'acqua che passa qua sotto e poi torna fuori. I bagni per i bambini sono molto carini. Innanzitutto i bagni sono divisi in parte destra per le donne e parte sinistra per gli uomini, sono divisi così, infatti questa appunto è la parte per le donne. Qua abbiamo la zona bagni per i bambini, abbiamo le docce tutte messe così per i più piccoli, con il vetro. Abbiamo i lavandini più bassi, abbiamo una zona fasciatoio con il fasciatoio e con appunto il catino per lavare i più piccoli, e poi ci sono i loro mini bagni ad altezza nano per appunto i bambini. Molto molto carino.
secondo me è una cosa, ci sono stati molto attenti a questa cosa, sul discorso appunto anche i bagni dei bambini, secondo me. Ecco, questo è uno dei tanti punti bagno che ci sono in questo resort. Se non sbaglio sono 5 o 6 i gruppi bagno appunto in questo resort. La cosa carina è che fuori dai bagni ci sono appunto dei giochi per i bambini, e fuori da ogni bagno c'è la zona grill, quindi secondo me tanta roba. Questa mattina giornata quasi nuvolosa, e quindi oggi niente mare, facciamo una grigliata. Vado, ho visto il mercato del pesce fuori dal villaggio, monopattino e mercato del pesce vi porto con me, se tiene la batteria della GoPro. Making of it your soul. I'ma sit and just lay in my bed with the fries in my head, getting stuck to the race with you. For sleeping crows, no. Stress is getting just a little bit lower. Mind's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it full. I'll be lost, I'll be found in the broken. A way out in the crowd, feeling open. Find somebody in my life that can make it full. That one's just me, times two. Pesce recuperato. Non ho filmato mentre lo eviscerava di fuori, proprio penso che siano quelle persone, penso che siano le stesse persone che l'hanno pescato stanotte, a vedere. Però carino, sembra proprio tutto chilometro zero. Qua c'era un autolavaggio, adesso non c'è più niente. Find somebody in my life that can make it for.